Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi vi porterò con me a prendere un nuovo membro del canale. Adesso siamo in un negozio di animali per prendere delle piccole cosine necessarie per il nuovo cricetino e in particolare siamo andati a prendere la lettiera e questi biscotti che chi mi segue da tanto probabilmente li conoscerà già perché sono stati i primi biscotti che ho preso al mio primo criceto, ovvero Vanillo. E adesso è arrivato il momento di andare a prendere il nostro cricetino. Inoltre, non ho scelto a caso il posto dove andare a prendere il criceto, ma sono andata nello stesso posto in cui avevo preso Vanillo. Missione compiuta e adesso portiamolo a casa. Inizio preparando la sua gabbia e vado ad utilizzare la Lasca Cage, che è un'ottima gabbia, e andiamo a pulirla e a disinfettarla. Vado ad utilizzare come lettiera i trucioli di legno. Andiamo anche a pulire e disinfettare la ruota. Ed è arrivato il momento di dare il benvenuto al nuovo cricetino. Ecco qui vi presento la nuovissima cricetina, è una femmina e mi sembra una cricetina russa, forse Winter White, ma non lo so con esattezza, però di sicuro è una cricetina russa. Il problema è che non le ho ancora scelto il nome, infatti chiedo a voi di consigliarmene alcuni. Io in particolare ne avevo selezionati tre, che sono Luna, Mia o Coco. E a voi chiedo quali preferite. Mi raccomando, scrivetemi in un commento quale mi consigliate. Ovviamente accetto anche altre proposte che avete. Non so quanti anni abbia, ma suppongo che abbia pochi mesi. E inoltre potete vedere quanto sia carina, è davvero bellissima. E io non ho mai avuto un criceto nano, oltre a Vanillo, che era un Roborowski, ma tutti gli altri erano dei criceti dorati. Devo dire che mi sembra che si sia ambientata molto in fretta e adesso infatti le andiamo a far assaggiare questi biscottini che per me hanno un bel ricordo di Vanillo. Anche lei li ha apprezzati molto e non vi preoccupate che non gliel'ho lasciato tutto, ma poi gliel'ho tolto perché se dato in quantità eccessive non è una cosa molto salutare.
E così siamo giunti alla conclusione di questo video. Sicuramente la vedrete nei prossimi video. Non dimenticatevi di lasciarmi un commento e consigliatemi un nome. E lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima!